Ciao a tutti, oggi prepareremo le pizzette soffici. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono latte, farina di tipo 0, lievito, zucchero, strutto, sale, salsa di pomodoro, origano, sale, pepe e formaggio tipo pasta filante. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo strutto, lo zucchero e il lievito di birra. Lo chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a 37 gradi, velocità 4. Aggiungiamo la farina e il sale e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, adesso lo trasferiremo in una ciotola che abbiamo precedentemente unto con dell'olio. Lavoriamo un po' l'impasto adesso lo posizioneremo nella ciotola, lo copriremo con pellicola trasparente e lo lasceremo lievitare per almeno un'ora. L'impasto è ben lievitato, adesso lo stenderemo su una spianata e rivestita con un foglio di carta da forno. Adesso con l'aiuto di un coppapasta andremo a ritagliare l'impasto per formare le pizzette. E condiremo con del pomodoro, origano e se lo gradite un po' di pepe. Continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Abbiamo formato le pizzette, adesso le cuoceremo a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti aggiungeremo il formaggio e proseguiremo la cottura per altri 5 minuti. Trascorsi i 20 minuti abbiamo ripreso le pizzette, adesso le completeremo con il formaggio. Completiamo la cottura per altri 5 minuti, sempre a 180 gradi. Le pizzette sono cotte, serviamole subito. Pizzette soffici. Grazie e alla prossima ricetta!